investire in edilizia sostenibile non è più un option, non è più facoltativo e giustamente non è più solo una targa, inizia a essere un valore concreto, numerico, che ci dà la possibilità di misurare quanto i nostri edifici certificati contribuiscono e contribuiranno sempre di più al raggiungimento di determinati obiettivi che sono parte dell'agenda 2030-2050 che il nostro Paese ha sottoscritto. Costruire e ricostruire non fa differenza. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare che per oltre il 50% residenziale ha la caratteristica di essere stato costruito prima degli anni 80 e addirittura una buona parte prima del 1945. Non tutto ciò che noi consideriamo datato può essere definito storico, bisogna avere anche il coraggio di azioni, decidere in che modo intervenire su un patrimonio edilizio ovviamente vetusto e non ben manutenuto. La nostra associazione promuove la sostenibilità anche sul patrimonio edilizio esistente, tenendo conto che il 60% degli immobili del totale complessivo degli immobili residenziali ad oggi, se volessimo usare la classe energetica come punto di riferimento, ricade in classe F o G. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo ripartire sull'esistente, evidentemente agire anche sul ricostruito post-emergenza, che speriamo sia sempre di più mitigato, e mi sono assolutamente piaciute le parole del Ministro Musumeci, in cui parla che bisogna fare un piano di mitigazione importante della gestione dei rischi nel nostro Paese, e da lì attuare metriche, diciamo, di sostenibilità in edilizia che tengano conto anche di tutto ciò che andrà rifatto o in quella posizione o in posizioni diverse.